Prima di partire, sì. Cominciamo da capo. Facciamo in modo come se fosse un'intervista. Tu fai le domande e io rispondo. Ti prendi a me? Cioè, mentre mi racconti questa cosa. Certo. Mi fa piacere a me. Tu, come un aiuto, no? Sì. Potresti scrivere delle domande semplici e io magari le approfondisco. Allora, io comincerei da quello che mi hai detto prima, sul perché tu sei convinto a fare questo documentario, a raccontare la tua storia. Sì. Allora, tu fai qualche domanda. Sì. E io ti rispondo. Zinco, metallo, l'uran, poi anche oro e suo accento si possono coincidere le immagini e dopo scolpirle e poi spunta fuori il rilievo, ma non dalla scultura, ma dalle lastre. Poi vengono incastrate quando, dopo che sono state lavorate. Poi vengono stampate con il torchio, naturalmente mettendoci sopra prima la carta da stampa e poi viene passato sotto il rullo gigantesco del torchio. Quando vengono stampati i lisci sono pezzi interi, ma quelli invece a riga riga, scolpiti con le scorbie, sono tutti riflessi che arricchiscono tutta l'immagine completa. Nell'81 mio padre mi consigliò invece di, anzi mi disse che se vuoi avere qualche soldo e poi vuoi guadagnartelo da come prendi pochi soldi e la pensione te ne dà pochi, dovrai muovere le tue mani. E allora poi mi consigliò di fare l'incisione, che è una materia, è un'attività creativa dell'epoca del 400. Iniziai la prima lastra disegnando Don Chisciotte, prima a mano libera, era venuto male, ma poi l'ho ripetuto ed era venuto bene. E allora naturalmente mi ero dedicato sempre di più a questa attività, che poi diventò passione, amore, come anche in modo anche in senso timorale, amorevole. Però il tiramisù era proprio tutta questa ricchezza di questa grande produzione, che una lastra pressa una pressa l'altra, e così continuai sempre ad andare avanti. Passione poi aumentava sempre di continuo poi. E io non sono più riuscito a distaccarmi da questa attività. C'è tutta questa, c'è tutta la parte nebbiosa e poi l'oscurità
non riesco neanche mai a esprimere un desiderio e neanche a sognare. Penso solamente tutte le lucette, dico così, al girotondo, poi all'improvviso vengono tutte così unite e mi vengono addosso e poi comincio a tremare e dopo cado per terra e perdo conoscenza. Ma non capisco perché sto continuando a vivere con il lato scuro. Mi ha sempre torturato la notte, ma con tutti i pensieri che e tutti i fatti che non mi appartengono. Poi, chiudendo gli occhi, vedo dei lusci che mi cadono addosso, da come si formano delle immagini che poi, quando le riapro gli occhi, in realtà non esistono. E dentro la memoria sono disturbato sempre più di 3.000 voci e poi di 3.000 canzoni mischiate. Sono sempre disturbato ogni notte quando dormo. Certe volte ho visto prima più di 1.000 persone che mi sono venute dalla mia vista, dell'occhio. L'ho visto che mi venivano addosso, poi mi hanno fatto cadere per terra e sono svenuto e ho perso conoscenza. Ma che sarà? Dopo tutta la confusione. L'epilessia non è una malattia, ma si tratta di un ritardo di crescita e poi che naturalmente potrebbe essere pure che, per esempio, la persona sta continuando a crescere con degli interessi sbagliati e che magari potrebbe essere pure che non gli appartengono. Sto continuando a crescere con questo ritardo, con questa vita, da come è tutta ritardata. Secondo me devo combattere veramente il doppio. Paolo, come ti ho raccontato tante volte, in questi giorni ti ho raccontato che i miei attacchi erano questi da quando avevo 4 anni, cambiando sempre ogni volta l'ospedale e poi con le terapie che da come si sa che sempre secondo il ragionamento cambia anche la terapia. Invece che da come speravamo che potessero migliorare le cose e diminuissero le crisi, invece sono sempre aumentate, sempre di più, e allora poi dopo non mi ha fatto più essere me stesso, ma per fortuna poi sono uscito poi con l'iniziativa dell'incisione, che poi, da come si dice, l'arte salva da molte cose. E io mi sono salvato facendo molte opere, ci guadagnavo qualche soldo e allora questo mi dava un senso di speranza e poi mi ero convinto che forse questa era l'unica iniziativa che potevo continuare e sempre allora, sempre continuando ad andare avanti. In su lo sentivo poi piano piano dentro di me, che lo facevo di cuore, con grande armonia, è diventata anche di passione e poi di amore, e adesso me lo sono conquistato come un vero lavoro e io sono riuscito finalmente a completare la mia vita con molte più speranze
che lo arricchite con tante esperienze nuove, amicizie. Vai, fa l'uscita! Grande!